Governo agli sgoccioli, punto di domanda, by potentissimo Bruno Vespa. E il potentissimo Bruno Vespa ritiene che probabilmente il governo di Giuseppe Conte è agli sgoccioli. Sapete cosa vuol dire, no? Gli sgoccioli, siamo agli sgoccioli, perché Bruno Vespa è un potentissimo politologo, potentissimo politologo. Solo che questo potentissimo politologo che è Bruno Vespa se la deve vedere con Serafino Mazzoni, che è questo qua, vedete? Serafino Mazzoni è la stirpe del serpente. Caro Bruno Vespa, ma da quando è nata la Repubblica Italiana, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale è nata la Repubblica Italiana, e tutti i governi sono stati agli sgoccioli. L'hai mai fatto tu un conto, potentissimo Bruno Vespa, l'hai mai fatto un conto di quanti governi ci sono stati dal 1945 ad oggi? Tutti i governi sono sempre gli sgoccioli. Tutti i governi sono sempre. Dai, Bruno Vespa, dillo, no? Dillo, scrivilo. Io sono Serafino Massoni, sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, poi sono stato preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici, e la storia la conosco bene. Io sono questo qua, Bruno Vespa, vedi? Beh, tutti i governi sono sempre stati gli sgoccioli, Bruno Vespa. L'unico governo che non fu agli sgoccioli fu il governo del Benito Mussolini, che durò dal 22, dal 1922 al 25 luglio del 1943, cioè 21 annate, duro 21 annate. Poi poi ci fu la guerra civile che si concluse il 25 aprile 1945. L'unico governo che non fu, ma gli sgoccioli che durò tanto, fu il governo del Benito Mussolini. Cosa preferisci tu, Bruno Vespa? I nostri governi, i governi della Repubblica Italiana, che sono tutti agli sgoccioli, o preferisci il governo di Benito Mussolini, che durò più di 20 annate? Faccelo sapere cosa preferisci, Bruno Vespa, che sei un potentissimo politologo. Lo sai, Bruno Vespa? Bruno Vespa, che io sono l'autore di quest'opera storico-mitologica, lo sai, Bruno Vespa? L'hai letta tu quest'opera? Io lo so che tu scrivi un libro all'anno, scrivi un libro all'anno, si chiamano le minestre riscaldate. Questa non è una minestra riscaldata, capito, Bruno Vespa? Potente politologo, facci sapere se preferisci questi governi repubblicani, che sono sempre tutti sono gli sgoccioli, e tutti, sia di destra che di sinistra, oppure se preferisci un governo che dura 20 anni, come quello del Benito Mussolini, e che poi si conclusi, come tutti sappiamo. Va bene, potentissimo politologo Bruno Vespa, dai, su, leggi quest'opera, leggila, e facci una bella recensione, capito, su qualcuno dei giornali che ti intervistano. Ok, Bruno Vespa, a te, Bruno Vespa, e a tutti voi tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.